Buongiorno, buon pranzo. Come state? Bene? Io cammino sempre. Il cammino della speranza. Speranze degli italiani. Spesso tutti gli italiani sono rassegnati al proprio destino, questa è la storia. Rassegnati, io non mi rassegno. Sarò polemico, sarò rompiscatole, sarò quello che volete voi. Ma io non mi rassegno, condividete questa diretta, grazie, condividete la diretta, è importante. Perché non si capisce più nulla anche al Ministero dell'Istruzione, il mio. Una cosa indecente, una cosa allucinante, rubano dovunque, mazzette a gogo. Adesso vi racconto, addirittura è stato mischiato anche in tutto questo, pensate, il cognato del famoso magistrato che oggi credo sia in pensione, Cafiero De Rao, mamma mia, una cosa allucinante. Poi capisco che il magistrato anche può non sapere, però il cognato di uno che ha la DNA distretto nazionale antimafia prende le mazzette, cioè voglio dire, anche per tuo cognato, dice, ma non è che uno può rispondere per i cognati? Assolutamente no, non può rispondere per i cognati, però è una cosa indecente. Allora, siccome oggi ne parla anche il Messaggero, la cosa che dovete sapere, amici in Italia e all'estero, ma voglio dire anche, poi parleremo degli stipendi dei sindaci, avete saputo, sono tutti raddoppiati gli stipendi dei sindaci, assessori, consiglieri comunali, cioè gli stipendi sono raddoppiati tutti. Ci sono cifre, stipendi di sindaci delle città metropolitane che vanno a 12.000 euro al mese, da 6.000, città con superiore ai 100.000 vanno da 5.000 a 9.000 euro al mese, cioè voglio dire, non ci facciamo mancare nulla, è un'Italia della fame, della disperazione, dove la gente non riesce a trovare un posto di lavoro. Oggi per fare politica ti puoi sistemare, perché se lo stipendio è questo di un sindaco, altro che sistemato. E allora, intanto vi leggo questa cosa, credo che sia allucinante per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, il MIUR, una cosa indegna, indecente, dove praticamente nelle liste, vedete, ascoltate un attimo quello che succede, praticamente inchiesta sul MIUR, il giro di assegni, pagamenti anche alle vittime della mafia, la cosa incredibile, le somme finivano ai parenti di alcuni magistrati con cui il dirigente Boda organizzava progetti di legalità, famosi progetti di legalità, e poi in dialetto di Gino si imbucavano i disordini. E allora nelle liste trovate dalla guardia, dagli uomini della Guardia di Finanza, sentite, è importante quello che vi sto dicendo, sono zeppe di consensi, compensi e nomi, tutti attori dell'iniziativa del Ministero dell'Istruzione, che Giovanna Boda faceva spedire da Federico Bianchi di Castelbianco, l'imprenditore che dal MIUR avrebbe incassato appalti cuciti su misura per 23 milioni di euro, cioè gli hanno fatto su misura gli appalti da poter prendere. Cosa faceva la Boda? Quindi 23 milioni di euro tra una tantum e assunzioni, regali, beneficenza e persone che lavoravano in Viale Trastevere senza essere dipendenti. L'ex numero uno del Dipartimento per le Risorse Umane e Finanziarie avrebbe organizzato per anni progetti coinvolgendo scuole, associazioni di tutta Italia, sempre a spese di Castelbianco, e coinvolgendo anche i familiari delle vittime di mafia e addirittura superstiti, in molti erano veramente ignari. Nelle liste è finito anche il cognato dell'ex numero uno della DNA, Federico Cafiero De Rao, persino l'ufficio stampa del Ministero era pagato da Bianchi, quindi mazzette anche all'ufficio stampa del Ministero delle Istruzioni, vergognatevi. Tutto questo si occupava solo delle spese, non si occupava solo delle spese della Boda. Cioè, voglio dire, ma dove dobbiamo andare, amici in Italia e all'estero? Se al Ministero delle Istruzioni, dove praticamente il MIUR si interessa non solo delle istruzioni, di che cosa si occupa il MIUR? Ecco, è normale, si occupa delle scuole, università, delle eccellenze, si occupa di tutto questo, ma a tutto questo l'imprenditore Bianco di Castelbianco versava compensi che avrebbero dovuto essere a carico del Ministero, per farsi belli facevano questa cosa. Ma dove dobbiamo andare? Amici italiani, amici
amici italiani, dove dobbiamo andare? Ma perché non si indigna più nessuno? E tutti gli italiani rassegnati al proprio destino, ma avete un po', il sangue vi va un po' alla testa, ma a parte questo, sentite questa, l'ultima e chiudo, gli stipendi raddoppiati, fonte Sole 24 Ore, amici, fonte Sole 24 Ore. Allora, ascoltate bene cosa vi dico e poi vi dico cosa prende un assessore, cosa prende un consigliere comunale. Città metropolitana, tu, le città metropolitane, il sindaco di una città metropolitana, lo stipendio attuale era di 7.000 euro al mese. Oggi, con gli aumenti che valgono per tutta Italia, una legge del governo nazionale, prendono 13.800 euro, più 96%. Quindi, attenzione, le città metropolitane da 7.000 euro passano a 13.800 euro al mese, aumento del 96%. Sentite ancora, amici, perché poi parliamo delle pensioni dei 600 euro, 800, parliamo della povertà relativa che è di 1.000 euro al mese. Qui siamo tutti poveri nel sud, ma ascoltate ancora, non ho finito, anche per farvi ascoltare quello che... Allora, abbiamo capoluoghi con più di 100.000 abitanti, quindi una città che ha più di 100.000 abitanti, il sindaco prendeva 5.200 euro al mese, oggi ne prende 11.040, più 112%, più 112%. Capoluoghi fra i 50.000 e i 100.000 abitanti prendevano 4.500 euro, oggi con più tra i 50 e i 100.000 abitanti prendono 9.660 euro, più 114%. Capoluoghi con meno di 50.000 abitanti, da 3.700 a 9.660, più 159%, questa è da 3.700 a 9.660, più 159%, incredibile. Poi abbiamo i comuni con 30, da 30.000 a 50.000, da 3.000 euro passano a 4.800. Tanto per darvi l'idea, l'ultimo comune che dei comuni fino a 3.000 abitanti, da 1.659 prendono 2.200 euro. Pensate che oggi un assessore che di un capoluogo di provincia che prende 3.000-3.500, oggi ne prende 4, 5, 6.000, 7.000, dipende di poco lo stipendio dal sindaco, al di sotto dello stipendio del sindaco. Questa è la realtà, questa è la situazione che noi spesso denunciamo. Condividete questo video, perché la cosa importante è che condividere un video significa condividere e sapere in merito anche le notizie. Poveretti, qualcuno una volta parlavano della politica nobile, ma quale nobile? Ognuno pensa agli affari propri e di nobile c'è poco, c'è solo la tasca e, come dice qualche amico, conta la pila. Bene, tra mazzette del MIUR, mazzette pagate dal MIUR, andate a scoprire, notizie anche del Messaggero, ma andate a capire cosa succede. Quindi le mazzette del MIUR, quelli che dovrebbero, usiamo il condizionale, e insegnare agli altri, come alle scuole, all'università, come si comporta, anche l'ufficio stampa del MIUR prendeva le mazzette da questi imprenditori. I sindaci, i stipendi si aumentano del 100%, legge nazionale, però voglio dire, dove dobbiamo andare? Poi la povera gente, la gente che non riesce a respirare, che non riesce a mangiare, triplicate le bollette, triplicate i consumi, prossimamente forse non ci sarà neanche il pane a tavola, e tutti noi silenzio. Italiani, svegliatevi! Me!